Buongiorno Beatrice, tu vivi a Solesino e hai una storia particolare iniziata quando avevi 20 anni, che è successo qualcosa, che cosa? Quando avevo 20 anni, dopo un intervento chirurgico che ho dovuto subire al ginocchio, ho iniziato ad avere una forma di dolore cronica e una sintomatologia che non si riusciva praticamente a capire a cosa fosse dovuta. E solo dopo 12 anni, di continui ricoveri, visite, siamo riusciti ad avere la diagnosi di una malattia genetica rara che è la sindrome di Marfan. E i dolori dove li avevi? Avevo un dolore diffuso in tutto il corpo, avevo fratture spontanee e problemi a tutti gli organi e agli apparati, e solo nel momento in cui si sono manifestati i problemi cardiaci siamo riusciti ad arrivare alla diagnosi, ad avere il primo test genetico. La mia vita dopo la diagnosi è cambiata radicalmente, anche perché quando sai che comunque hai una malattia cronica e rara, dovrai farci i conti per tutta la vita. Quindi in quel momento ti poni delle domande e decidi che strada devi seguire. E io amo vivere tantissimo e quindi ho deciso che avrei affrontato la malattia non lottando, ma accettando gli ostacoli che poneva sul mio cammino ogni giorno. Beatrice, sulla base della tua esperienza hai scelto oggi di aprire un'associazione di volontariato. Ce ne vuoi parlare? Sì, abbiamo fondato un'associazione che chiama Insieme Soprattutto, che ha lo scopo di sostenere e aiutare i pazienti che praticamente si trovano ad affrontare una diagnosi di una malattia rara o che hanno una patologia cardiologica. E lo scopo dell'associazione è quello di poter alleggerire il loro percorso e sostenerli lungo tutta la strada che dovranno percorrere. Ha aiutato non solo il paziente, ma anche la sua famiglia. Certo, perché quando si hanno diagnosi di un certo tipo, soprattutto di malattie rare, non cambia solo la vita del paziente, ma anche quella della famiglia. La mia patologia è una patologia che prende tutti gli organi, tutti gli apparati, in quanto la fibrillina, che praticamente è presente nel collagene, è presente in tutti gli apparati, in tutti gli organi. Infatti, anche a fine maggio dovrò sottopormi a un intervento al cuore, per risolvere un problema causato dalla patologia. Che mi è venuto da chiederti perché proprio a me? C'è stata una volta in cui me lo sono chiesto perché a me, però poi mi sono sentita stupida e ho pensato perché a me no e agli altri sì. Cioè, se ti viene data una cosa, è praticamente una parte di percorso, una parte di vita che devi affrontare. Ho imparato ad accettare quello che mi viene dato e a trovare qualcosa di bello in qualunque cosa, anche la più difficile. Grazie Beatrice, buon lavoro e buongiorno mattino. Grazie Leandro, buongiorno mattina.